Si è svolta una discussione in due parti, una effettiva, reale, su quello che nel decreto c'è e a mio avviso non dovrebbe esserci, cioè una norma che sospende i termini processuali, i termini di prescrizione dei procedimenti e dei processi penali pendenti avanti al Tribunale di Bari in ragione del fatto che quel tribunale è stato dichiarato inagibile dal Comune. Una norma, per quello che dirò meglio, in appresso, che poteva essere tranquillamente evitata, ma che è stata scelta dal Governo come il segno di questo suo primo intervento, che in quanto tale assume un valore anche simbolico circa l'indirizzo che questo governo vuole dare alla sua azione in materia di giustizia, che è quella che più mi sta a cuore. Ho detto, svolgendo la pregiudiziale di costituzionalità, che mi pare questo decreto svelare un atteggiamento dogmatico rispetto all'istituto della prescrizione, che viene individuato in maniera invertita, non come la conseguenza del cattivo funzionamento del sistema giudiziario, ma come la causa dello stesso, di cui sa che l'indagato e l'imputato si vedono attinti da una presunzione di colpevolezza e non di non colpevolezza, come vuole la nostra Carta Costituzionale. Una visione che ha trovato un perfetto pandan, illustre Presidente, nella intenzione già manifestatasi e credo prossima a concludersi del governo di cestinare la riforma dell'ordinamento penitenziario, perché come l'indagato e l'imputato vengono percepiti come presunti colpevoli, il detenuto viene presunto reprobo e del detenuto si possono buttare le chiavi, non essendo concepibile che egli espii la sua pena con misure alternative al vincolo inframurario che gli consentono percorsi di reinserimento nella società, che assecondino cioè il dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena. E allora il ragionamento sulla violazione dell'istituto della prescrizione, sulla violazione del principio costituzionalità, costituzionale di retroattività della legge penale più sfavorevole, assumono in questa sede, in questa occasione, un precipuo valore politico, perché mi pare che questo argomento venga utilizzato, si voglia utilizzarlo, come un argomento di copertura, cioè interveniamo per coprire l'inadeguatezza del servizio giudiziario, non attrezzando un programma organico di interventi che riguardino, come il collega che mi ha preceduto ha ben detto, le infrastrutture immateriali o materiali che servono a erogare il servizio giustizia, aumentando l'organico dei magistrati, risolvendo il caso dei magistrati onorari, che per stessa ammissione del ministro Guardasigilli rappresentano un pilastro dell'esercizio della nostra giurisdizione, eppure vivono come precari stabilizzati, non dando seguito al concorso che ha visto assunti 1.000 e più nuovi cancellieri, non intervenendo nel processo penale, per sanzionare, ad esempio, Presidente, quegli spazi del processo che riguardano in particolare la fase delle indagini preliminari e il passaggio da procedimento a processo, in cui si annidano i principali motivi di ritardo che fondano poi le prescrizioni che vengono dichiarate in primo grado, in appello e residualmente in Cassazione. Perché non rendere perentori termini che oggi sono ordinatori, cioè sprovvisti di sanzione processuale che riguardano l'azione del pubblico ministero, i tempi messi a disposizione dei giudici per la fissazione delle udienze, i tempi che vengono messi a disposizione dell'apparato giudiziario per le notifiche? Quello sì renderebbe il processo più celere. Quello sì renderebbe il processo più efficiente. Questa discussione, quella su quello che nel decreto c'è, una norma che riguarda il processo, è stata invece coperta da una discussione virtuale su quello che nel decreto non c'è, avrebbe dovuto esserci, e cioè un intervento che riguarda la situazione
del Tribunale di Bari, un intervento cioè con un contenuto di tipo logistico che riguarda interventi straordinari. Il Ministro ci ha detto oggi che la priorità era togliere le tende. Bene, ma questo nell'articolato del decreto non c'è. L'intervento non ha riguardato questo. E Presidente, mi chiedo, per togliere le tende c'era bisogno di sospendere con decreto i termini processuali e la prescrizione collegati ad essi? Non sarebbe stato sufficiente, diciamocelo chiaramente, che l'attività giudiziaria venisse sospesa dai capi degli uffici della Procura e del Tribunale? Certo che era possibile farlo. Questa sospensione, però, non sarebbe stata garantita sotto il profilo della prescrizione. La preoccupazione di quegli uffici giudiziari era evidentemente che sarebbe stato imputato a loro, in termini mediatici, un ritardo nell'esercizio della giurisdizione dovuto a cause endemiche e risalenti rispetto alle quali tutti coloro che hanno assunto funzioni di responsabilità in passato non hanno saputo porre rimedio. Il processo penale di Bari, i procedimenti penali di Bari potevano essere sospesi anche senza il decreto. Il decreto, che infatti si condensa di un solo articolo, semplicemente dà o pretende di dare, perché anch'io credo che verrà giustiziato dalla Corte Costituzionale, non appena un avvocato dovrà impugnare la sentenza di condanna del suo cliente invocando incidentalmente questo argomento, questo decreto serve a dare quella copertura. Non c'era bisogno della sospensione dei termini di prescrizione per interrompere l'attività giurisdizionale a Bari. Lo potevano fare i capi degli uffici. Questo decreto avrebbe avuto senso se, al limite, anche a fianco della norma che riguarda i termini processuali, fossero stati adottati dei provvedimenti che riguardavano la condizione della sede giudiziaria pugliese. Anzi, forse era l'occasione per il Governo di manifestare, almeno in termini di indirizzo, di linee programmatiche, quello che è il suo intendimento rispetto alla situazione dell'edilizia giudiziaria italiana. Ho rivolto al Ministro Bonafede in Commissione un quesito dello stesso tipo sull'edilizia penitenziaria. Credo che il Governo debba provvedere rapidamente e riferire alla Camera qual è la condizione dell'edilizia giudiziaria in Italia. Bonafede dice che ha trovato un lavoro già ben avviato. Bene, me ne compiaccio. Ci faccia sapere però in quali altri casi in Italia c'è il rischio che si verifichi un collasso come si è verificato a Bari. Come sono messe le sedi di tribunale, di corte d'appello, le sezioni distaccate ancora operanti in Italia? Nel contratto di governo c'è annunciato un recupero della giustizia di prossimità. Come vuole provvedere questo governo a immaginare un piano organico che riguardi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in questi edifici, nei quali si svolge un'attività lavorativa per la quale è necessaria, come per ogni altra attività, garantire la sicurezza, che è un costo, ma è anche un'occasione di investimento. E così la realizzazione di nuovi edifici giudiziari è un costo ma è anche l'occasione di un investimento. Ci vuole dire il Governo come intende utilizzare, soprattutto al Sud, dove questo problema, nelle isole, dove questo problema è ancora più significativo, come la politica giudiziaria che riguarda le strutture può trasformarsi anche in un'occasione di investimenti pubblici che rappresentino la leva keynesiana di cui il Ministro Savona parla in Commissione Politiche Europee come strumento per il rilancio dell'economia italiana. Bene, credo che questa prima occasione sia stata un'occasione persa per il Governo. È l'occasione che poteva dare un indirizzo di politica non soltanto che riguarda il settore della giustizia, ma anche che riguarda il settore degli investimenti, molto più pregnante e molto più significativa. Mi pare che si sia preferito ottenere un risultato immediato, cioè lo sbaraccamento, risultato che ha dato la possibilità al Governo di fare un annuncio di pronto intervento, che sarebbe stato comunque possibile senza questa norma, che serve a dare copertura sul piano ideologico a una idea della giustizia in cui i cittadini non vengono considerati come utenti di un servizio, ma come destinatari dei costi di questo servizio.